Ciao ragazze, allora questo video non era in programma, però sono costretta a farlo per l'episodio che mi è successo oggi pomeriggio. Praticamente sotto un video che ho pubblicato oggi della haul, della Avon, della Catrice, mi commenta una ragazza e mi scrive tipo: Gio, ottima cosa, cioè, la consiglio, robe così, insomma, che ho detto, ma questa che caspita sta dicendo? Infatti non l'ho nemmeno risposta, a parte che non potevo risponderla perché stavo al lavoro, comunque vabbè. E poi dopo poco mi contatta, praticamente dice che lei era... Ho cancellato il commento, quindi non lo potete trovare per una questione di correttezza. Lei non ne ha avuta, sia nei miei riguardi che nei vostri, però... E mi scrive che lei era la prima vincitrice del concorso che avevo estratto, solo che non gli era arrivata la notifica tramite email della chiusura del giveaway, quindi ha perso l'estrazione, quindi sono passati diversi giorni. E io là per là ho detto, ma questa si pensa veramente che io sia una cretina? Ma veramente si pensa che io sia una cretina? Ho detto, vabbè, lasciamo perdere. Poi mi manda un'altra email non contenta, perché ovviamente il nickname è diverso, cioè se vince Fragola93 Ify non può vincere Pinco Palla. E che tra l'altro mi dispiace per la prima vincitrice che avevo estratto, perché una ragazza che commenta tutti i miei video, gli ho risposto tante volte, mi faceva piacere da farla vincere a lei, perché comunque vedo che è una ragazza che mi segue. Purtroppo non mi ha contattato entro 3 giorni, quindi ho dovuto estrarre un'altra ragazza che ancora non si è fatta viva. E poi mi manda un altro messaggio e mi scrive: mi dispiace se il nickname non è lo stesso, perché ho avuto problemi con YouTube e ti contatto con un altro nickname. Ti prego, fammi vincere a me. Fammi vincere a me. Mandami regali. E io gli ho risposto: ho fatto, prima cosa, secondo me hai sbagliato concorso o hai sbagliato canale, perché io non mi chiamo Giovanna, mi chiamo Simona. Punto primo. Punto secondo, la prima vincitrice, si chiama, il nickname è Fragola93 Ify, non Pinco Palla. Quindi io prendo in considerazione soltanto il nickname e il commento che trovo sotto a quel video. E mi dispiace, ci saranno altri giveaway, eccetera, eccetera. E poi niente, si è immortalata, non mi ha più risposto. E insomma, questa cosa qui mi ha dato un pochettino fastidio, perché innanzitutto per me è una persona irrispettosa nei riguardi di tutte le ragazze che hanno partecipato al concorso, al giveaway, ma anche nei miei riguardi, perché si pensa veramente che io sia una cretina. Cioè, non ho avuto modo di vedere, perché non so come si vede, se era pure iscritta al mio canale, però... Sinceramente, non, cioè, si pensa veramente che io sia una cretina. Vabbè, e quindi voglio fare questo video per specificare che se la vincitrice non mi contatta, non è che dopo una settimana si riprende, cioè esce dal nulla e mi dice: io avevo vinto, mandami regali, mi fa questioni, perché io l'ho scritto sotto al video, l'ho scritto nelle vignette, l'ho scritto nell'ultimo video, di andare a controllare nell'info box del video del giveaway perché c'è il nome della vincitrice. Se poi non mi contatta entro 3 giorni, io provvederò con una nuova estrazione. Infatti, se la ragazza o la vincitrice attuale non mi contatta entro domani sera, io dopodomani farò una nuova estrazione tramite random. Se neanche questa andrà bene, la sceglierò io. Mi leggo tutti i commenti, quello che mi piace di più, lo scelgo e insomma vince. Ovviamente lo dirò in qualche video, perché mi sa che solo così posso fare. E niente, un video velocissimo perché volevo mettere in chiaro queste cose qui e magari evitare figure di merda, passatemi il termine, a queste ragazze che si spacciano per persone che non sono. Niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!